Ciao a tutti, benvenuti nel mio studio e sul mio canale. Oggi parleremo di un nuovo software uscito a maggio di quest'anno e che innalza l'asticella della qualità e del realismo per quanto riguarda l'uso della batteria acustica sulla batteria elettronica, che è Easy Drummer 3 della Toontrack, ditta specializzata appunto in campionamenti acustici per batteria elettronica. Il software è veramente di ultima generazione e dai vari test che ho effettuato mi ha colpito molto. Il realismo è incredibile, ormai praticamente sembra di suonare uno strumento acustico a tutti gli effetti. Bellissimo il suono, le riprese sono eccezionali, sono eseguite agli Hansa Studios di Berlino, dove era già stata fatta una libreria per Superior Drummer 3, che è il fratello maggiore di Easy Drummer. La qualità, secondo me, se possibile, è anche aumentata. Questo dà un dato di quello che Toontrack sta facendo e che probabilmente farà anche con Superior Drummer 4 qualora uscirà. Per quanto riguarda i dati di questa libreria, sono 15 GB di campioni, molto più grandi rispetto alla libreria di base di Easy Drummer 2. Ricordo che questa che sentirete oggi è la libreria di base, la Core Library di Easy Drummer 3, che già offre praticamente tutto e più di tutto quello che serve a un qualunque batterista o session drummer o batterista in studio per poter avere un suono credibile, coerente, bellissimo, di grande impatto e su qualunque genere musicale. A livello software notiamo subito che la grafica è estremamente migliore rispetto al suo predecessore Easy Drummer 2, molto più semplice ma molto più profondo nell'utilizzo. A questo proposito, qualora aveste molte curiosità dopo aver visto questo video, fatemelo sapere nei commenti, perché grazie alla collaborazione con Rodolfo De Montis, che produce i miei contenuti, i videocorsi e anche questi video, abbiamo la possibilità di approfondire l'argomento ed eventualmente realizzare un videocorso specifico per Easy Drummer 3. Nella main room abbiamo il massimo del suono per quanto riguarda il Pop Kit Studios, quindi un kit da studio proprio di registrazione, e per i songwriters, che possono usufruire, anche non avendo un batterista reale, di diverse librerie di groove, di MIDI libraries, dove poter appunto creare e essere creativi con dei groove di batteria fra i più disparati e di generi musicali molto vari. La Bright Room, forse la mia preferita, è quella che permette un suono molto grande, con delle stanze molto 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 ampie e quindi tamburi grossi per un grande suono. Personalmente utilizzerei la Bright Room in tutto ciò che riguarda il rock, quindi il rock vintage, il rock moderno, insomma tutto ciò che richiede un suono di batteria gigante. La Tight Room, molto interessante, è una sorta di vocal booth dove viene inserita la batteria e ovviamente il suono è molto dry, molto secco, molto preciso e definito. Questo di solito viene utilizzato su generi moderni quali New Soul, ma in generale funziona molto bene anche con la musica soul degli anni 70, insomma tutto ciò che non richiede degli ambienti giganti. Devo dire che quest'ultimo kit è molto bello anche per quanto riguarda il jazz. Adesso vi farò ascoltare degli esempi suonati con tutte le librerie presenti. La libreria è una sola, ma ci sono tre kit differenti che sono stati campionati. Ve li farò ascoltare tutti. Ovviamente tutti e tre i kit hanno dei suoni diversi, hanno delle caratteristiche differenti. We'll be right back.
Ovviamente Toontrack ci permette di sperimentare con il suono con valanghe di preset che sono state realizzate da ingegnere Michael Hilbert che ha registrato la libreria e da Toontrack stessa, permettendo sicuramente più facilmente a produttori e songwriters di poter appunto essere creativi e velocemente poter avere un suono di batteria convincente. E a noi, i drummers, di poter mandare a produttori che ci chiedono un suono già più finito, un suono convincente. Ovviamente per gli ingegneri del suono è possibile, come per Superior Drummer 3, lavorare con gli effetti interni, che devo dire sono molto migliorati e ne hanno messi molti di più rispetto alla versione 2 di Easy Drummer, e quindi poter mixare, essere molto creativi, avere molte possibilità di tone shaping proprio di tutti i tamburi, di tutti i piatti, di tutto il kit, quindi sperimentare con le room, utilizzare routing diversi. Questo è molto importante perché permette, già con un software tutto sommato economico, perché il prezzo si aggira intorno ai 170 euro, una cifra del genere, di avere veramente un suono di batteria da poter utilizzare che sia completo, moderno e molto efficace. Nel salutarvi, vi ricordo tutte le mie pagine social dove potete contattarmi se avete qualunque curiosità, a parte qui su YouTube direttamente sui commenti, la mia pagina Instagram è Luca Ferrari Music, il mio sito internet lucaferrarimusic.com. Inoltre mi troverete nella piattaforma Drumstart di Rodolfo De Montis come docente di Drumstart, con i miei videocorsi in collaborazione appunto con Rodolfo della batteria elettronica, videocorso sulla batteria elettronica, e Superior Drummer 3, i due corsi che abbiamo realizzato lo scorso anno. Ovviamente nei link in descrizione troverete tutti i nostri contatti, sia i miei che quelli di Rodolfo, della piattaforma, e i miei contatti personali, in modo che potete contattarmi tranquillamente. Sono molto contento di avervi tenuto compagnia con questa recensione di un software che ritengo veramente, veramente rivoluzionario e che secondo me sposterà l'asticella della qualità dei sample di batteria un pochettino più su. Vi saluto, buona visione e alla prossima. Ciao!